progettare l'isolamento acustico, il nostro consiglio è quello di non comprarti i tappi per le orecchie. Ospite di questa puntata è Emanuele Bonifazzi, tecnico competente in acustica, e magari potrà anche presentarsi lui stesso. Ok, intanto allora, l'argomento che vogliamo parlare oggi è appunto come progettare l'isolamento acustico di un edificio nuovo oppure quando andiamo a ristrutturare un edificio esistente. Ciao intanto Emanuele, presentati pure, che cosa fai nella tua professione? Sì, ciao Nicola, buongiorno a tutti, bentrovati. Nella mia vita ho conosciuto l'acustica addirittura nel 99 e ho lavorato per un periodo all'ARPA, all'Ente Regionale della Protezione Ambiente, dopodiché ho intrapreso il percorso della ricerca e sviluppo e della progettazione acustica, lavorando in un laboratorio di ingegnerizzazione per diversi anni. Acculturandomi sul comportamento dei materiali acustici, tutti, fonoassorbenti, fonoisolanti, resilienti, antivibranti, e attualmente lavoro come responsabile tecnico e responsabile di ricerca e sviluppo presso un'azienda industria di produzione di isolanti e di fonoassorbenti. Nell'ambito dell'inquinamento acustico, parliamo di inquinamento acustico, non di Certo. suoni purtroppo, ahimè, ma di rumore, quindi un fenomeno che disturba, non certo crea piacere, ecco, all'orecchio e all'essere umano. Il tema è estremamente interessante, affascinante quanto complesso, ma cercheremo di conoscerlo in maniera ovviamente semplice, sintetica, ma nel modo più esauriente possibile e comprensibile per chiunque. Ok, allora la prima domanda che ti voglio porre è questa. Quando un committente vuole investire nel progetto della nuova casa, che di solito sente parlare soprattutto di disposizione delle stanze, quanto è grande, quanto consuma questa efficienza energetica, se devo porre l'AVMC oppure no, il condizionatore, i serramenti, ma si dimentica sempre il ruolo che ha l'acustica all'interno del progetto. Secondo la tua esperienza, da cosa dovrebbe iniziare il committente per poi avere un progetto che sia soddisfatto dal punto di vista dell'acustica? Cosa vuol dire soddisfatto? Che quando vado ad abitare non sento i rumori delle telenovele della vicina, ok? Cioè, cosa deve guardare un committente nel progetto che poi va a realizzare il progettista? Il committente è colui che paga, colui che ha le giuste pretese anche di acquisire un immobile privo di vizi, privo di difetti. E siccome quando si parla di acustica parliamo di un requisito di igiene, quindi di una materia che va studiata e pensata a monte del progetto. Nel momento in cui l'acquirente stabilisce il contatto con il costruttore, il progettista, anzi, in primis, dovrà chiedere necessariamente, in primis, l'obbligo del rispetto dei requisiti normativi, di cui è il DPCM del 512-97, quindi parliamo di una legge, di un decreto che stabilisce dei criteri di prestazione minima o massima, a seconda del tipo di parametro, per edifici residenziali, così come uffici, così come altre tipologie di utilizzo, di destinazione d'uso. In secondo luogo, il committente dovrà comunque pretendere una protezione acustica dalle sorgenti disturbanti esterne, il che significa aumentare eventualmente il grado di isolamento dell'involucro, qualora si trovasse in prossimità di una strada, in prossimità di una ferrovia, di sorgenti sonore impattanti, che vanno oltre le prestazioni minime dettate dal suddetto decreto. C'è anche, in presenza soprattutto e parliamo in particolar modo, ecco, di un edificio multipiano, multiunità, case a schiera, almeno diciamo a due o più unità, il consiglio è anche, questo non è ovviamente un obbligo legislativo, ma il consiglio del committente è quello di pretendere anche che i
rumori che si percepiranno nella propria abitazione, e non parlo di silenzio perché il silenzio assoluto non esiste di fatto, esiste percepire un rumore accettabile e ti consenta di vivere una situazione di, diciamo, di convivenza con i vicini accettabile, che ti permetta di riposare di notte, di vivere in modo dignitoso la libertà quotidiana, quindi di muoversi liberamente, e questo è, lo si può pretendere, ovviamente, chiedere gentilmente al costruttore, aumentando, o al progettista, aumentando le prestazioni di isolamento delle partizioni verticali orizzontali che dividono il proprio ambiente abitativo, il proprio alloggio, rispetto a quelli confinanti. Questo significa ottimizzare il pacchetto isolante parete più materiali isolanti. Posso ottenere una prestazione ottimale anche con pareti tutto sommato sottili e economicamente affrontabili come intervento. Non sempre ho necessità di costruire in calcestruzzo con delle masse pesanti, okay? Certo è più facile, ma si può economizzare attraverso l'investimento, attraverso quindi il comfort, attraverso un'ottimizzazione della progettazione acustica, di, appunto, pareti, solai, ma anche dell'impiantistica. Non dimentichiamoci che oggi le nostre abitazioni sono veramente piene di impianti come non mai, per cui bisogna fare particolare attenzione a quegli impianti che generano fastidio alle frequenze sensibili nostre, che sono quelle medio-alte, come gli scarichi sanitari, come le rubinetterie, le docce, come le VMC in alcuni casi, come gli split, le unità interne e le unità esterne, e per questa tipologia di sorgenti sonore non solo occorre rispettare anche in questo caso il limite normativo obbligatorio, ma intervenire con dei provvedimenti in fase progettuale fondamentali, perché quasi sempre richiedono spazi di ingombro che rischiano di mangiare la superficie calpestabile, compromettendo poi di fatto le aspettative dell'inquilino, soprattutto se ci si accorge troppo tardi. Certo, perciò tu hai detto una cosa molto importante, che l'isolamento acustico, la protezione acustica non è frutto del caso, ma si può progettare. Ok, certo. Tu come la pensi quando vai in cantiere e vedi le imprese che fanno fuori ovunque, non rispettano il progetto? Il committente che poi andrà a acquistare casa avrà una prestazione buona o cattiva dell'investimento che va a fare? La fase della direzione lavori, no? Che è la fase costruttiva dell'edificio e della propria abitazione, è un elemento fondamentale al fine di ottenere il raggiungimento dei requisiti di progetto. Non basta un buon progetto, occorre necessariamente affiancare una buona realizzazione. La realizzazione fatta a regola d'arte è nel nostro caso. La realizzazione delle opere acustiche richiede necessariamente una meticolosità che neanche la termica, neanche altre materie a volte richiedono. Questo perché io dico sempre ai costruttori, alle ditte e a tutte le figure interessate nel processo costruttivo, che il rumore si propaga dove c'è un passaggio d'aria, anche piccolo. Okay? Quindi se pensiamo che un foro di una parete potrebbe, o l'assenza di una lastra, di un'intonacatura, di una rinsaffatura, lascia un foro libero, o comunque in quel punto io non ho più uno schermo provocato dal muro, provocato da una lastra in cartongesso, dove passa l'aria sicuramente passerà il rumore, cosiddetto spiffero acustico, così come i ponti acustici. Quindi la fase realizzativa va tassativamente seguita da un professionista nel settore dell'acustica e dell'edilizia applicata. Attenzione, okay. Deve avere le conoscenze di acustica
edilizia, perché ci sono, è una materia che ovviamente racchiude molti rami, e l'acustico, come ecco, mi occupo io nel mio caso dell'edilizia e delle bonifiche acustiche, mi permette di andare in cantiere e, come dire, guidare, non andare a giudicare l'operato, ma cercare sempre di guidare il posatore verso la realizzazione ottimale, diciamo, ecco. Cercando di ridurre gli errori, ecco. Infatti questa cosa che hai detto è molto importante, perché quando si va a costruire una casa ad alte prestazioni, per esempio in legno, una casa naturale come quelle che vedi realizzate, le case passive, nulla può essere improvvisato. Infatti la squadra è composta da più professionalità. In questo caso il progettista incaricato del committente non può fare tutto da solo, perché non può essere esperto, può, diciamo, capire il problema, ma lui deve indirizzare verso altre figure, figure come la tua, che è quello del tecnico in acustica, figure specializzate, ad esempio il tecnico per le guaine e i sistemi impermeabilizzativi. Perciò quando si va a realizzare un nuovo edificio e si punta alla qualità, si deve avere un team di persone esperte. È un po' come quando si va in sala operatoria e si viene operati, ogni persona ha la sua, ok? Perciò quando si va a realizzare questo tipo di edifici, bisogna avere proprio un team di persone, di progettisti, appunto per evitare gli imprevisti che tu hai appena citato, perché poi il cantiere, si sa, è un po' come la giungla, e più cose tu hai visto a monte, hai progettato a monte, meno sorprese avrai poi in cantiere, e meno imprevisti sono meno costi che poi dovrà comunque avere a sostenere il committente. Sì, confermo. Io tra l'altro porto un'esperienza la mia esperienza personale in alcuni dei cantieri certificati ARCA, certificati Casa Clima, che ne seguo ormai da moltissimi anni. Tra l'altro uno dei primi edifici certificati Casa Clima R, Casa Clima Hotel, li ho seguiti io. Posso dirti che i risultati sono stati ottenuti grazie alla sinergia delle figure interessate, partendo dal progettista, alla progettista, diciamo, alla direzione dei lavori, al termotecnico, allo strutturista, che è una delle prime figure con cui l'acustico si interfaccia, ecco. Mi raccomando, l'acustico non va mai chiamato in corso d'opera, va chiamato all'inizio, perché deve entrare in sinergia con in particolare lo strutturista e poi il termotecnico e l'impiantista. Di conseguenza è una figura che di fatto si deve interfacciare necessariamente con tutti, e nel momento in cui si costruisce, ogni settimana si fa un tavolo tecnico. Questo ovviamente dipende dall'entità del lavoro, in cui il direttore lavori è, come dire, la guida, ma anche il moderatore tra le varie figure, e la figura decisionale. Ecco, i lavori si ottengono, diciamo, si procede sempre in maniera rispettando il cronoprogramma e ottenendo un risultato certo. Ecco qua. Questo è quello che dico anche ai committenti: attenzione, che questa squadra sia in sintonia, che collabori, che non ci siano decisioni prese, come dire, a tenuta stagna. Ognuno viaggia per la sua strada, che è un po' la tipica filosofia dell'italiano. Se si dimenticano di queste figure, ovviamente quello che si è risparmiato, quelle poche centinaia di euro, qualche migliaio di euro, si rischiano, e questo succede spessissimo nel mio settore, che non chiamando la figura dell'acustico si va a purtroppo mitigare un difetto, un problema, talvolta anche un vizio, perché ricordiamoci che il rumore è il secondo problema di causa in Italia. Quindi attenzione, perché è facile accertare che sussiste un vizio, perché si può misurare la prestazione di una struttura e da lì non si scappa, sono dei numeri, non c'è possibilità di regolare il nostro fonometro biologico come si fa col termostato. Quindi il rumore si sente, per risanare a volte si spende 10 volte tanto quello che sarebbe stata la spesa utile per l'incarico di un professionista. Infatti basterebbe per il committente un po' progettare
contro i vizi. Primo vizio, infiltrazioni, secondo vizio, acustica. Perciò se già quando una persona inizia il proprio progetto, il proprio cammino della propria casa, un nuovo condominio, lui dovrebbe avere una checklist con scritto primo vizio, infiltrazioni, devo sentire architetto, sistemi impermeabilizzativi, eccetera, eccetera. Secondo vizio, progettista, tecnico acustico, e lì si vanno a fare appunto, come dicevi, questi tavoli tecnici dove tutti quanti in modo coordinato vanno a sviluppare assieme al cliente che vuole ottenere una prestazione. Per esempio, pensiamo a un cliente che ha un albergo, lui è molto attento a questa tematica, però questa tematica deve essere poi anche riportata a quei clienti che vogliono fare, che ne so, un condominio delle camere da letto, perché quello deve essere un luogo protetto dove il benessere deve essere al massimo. Come quando andiamo a progettare un intervento con materie naturali, argilla o calce, per il benessere delle persone, il comfort acustico deve essere lo stesso, okay? Perciò va posta molta attenzione. E a riguardo di questo, quali potrebbero essere i tuoi consigli per una persona che vuole realizzare un intervento con alte prestazioni acustiche, non so, un consiglio per un solaio oppure per una parete? Intanto raggiungere elevate prestazioni si può, diciamo, si può porre come obiettivo partendo da una, ovviamente una corretta progettazione, ma col progettista bisogna prima di tutto discutere del materiale di partenza. Quindi diciamo che in tutti i casi, sia che volessimo costruire un'abitazione in calcestruzzo armato o una struttura mista, laterizio calcestruzzo, quindi con struttura a telaio, o il legno in XLAM, o parliamo di diciamo sistema a telaio in legno, o sistema in polistirolo cassero o in acciaio, in tutti i casi è possibile ottenere una prestazione ottimale, attenzione, ovviamente in modo oggettivo, perché io non posso ovviamente ottenere una prestazione in funzione di ogni singolo individuo, intendiamoci, non posso progettare in base al tipo di sensibilità di una certa persona, cioè ogni persona ha una sua sensibilità, parliamo sempre di prestazioni oggettive. Detto questo, siccome ovviamente si possa ottenere attraverso la costruzione di una, intanto di una struttura portante ben fatta, quindi adeguandola ai normative sismiche, e su quella struttura andiamo a addossare rivestimenti interni ed esterni studiati, qui attenzione, ugualmente in funzione del tipo di struttura portante. Se il legno, c'è necessità sicuramente di avere più spessore di ingombro di rivestimenti interni, parliamo di rivestimenti acustici. Se parliamo di strutture in calcestruzzo armato già massive, per cui già performanti per quanto riguarda i rumori in medio-alta frequenza, occorrerà, ahimè, meno spessore, meno ingombro, e quindi meno superficie abitabile rubata, diciamo. Poi, quindi la prima cosa che consiglio è creare una seconda pelle interna, quindi dei rivestimenti che ci consentano di gestire la parte impiantistica senza arrecare danno alle strutture portanti, in primis, senza indebolire, e interponendo tra la struttura portante e questi rivestimenti, possono essere fatti in cartongesso, possono essere fatti in comunque anche in laterizio, controparete può essere leggero, può essere pesante, ci sono molti materiali. L'importante è inserire comunque un materiale fonoisolante che vada a compensare, come dire, le perdite acustiche legate alle scatole elettriche, ai quadri elettrici, ai collettori, che vada a innestare all'interno delle pareti. Ognuno di questi sistemi è un punto di perdita, perché vada a indebolire lo strato, vada a intaccare, come dire, la pelle protettiva della casa. È importante quindi avere una struttura portante, ricapitolando, struttura portante, materiale fonoisolante e o fonoassorbente in base al tipo di casi, e sono due concetti diversi. Il materiale fonoassorbente ha una funzione, il materiale fonoisolante ha un'altra funzione. Il materiale fonoassorbente non isola dei rumori, ma è necessario comunque all'interno di un sistema isolante. Il fonoisolante, e davanti al fonoisolante come dire, il paramento, la lastra di finitura, che può essere appunto in cartongesso o laterizio,
o legno cemento, parliamo di altri materiali in calce naturale. Quando si gestiscono i materiali naturali, attenzione, ci vuole un livello, diciamo, di competenza in acustica addirittura superiore, perché c'è poca bibliografia scientifica inerente agli studi su questi materiali. È importante che il tecnico acustico quindi abbia esperienza, storicità e sperimentazione su questi materiali per poter dire la sua. Ok, diciamo che abbiamo toccato diversi punti oggi, e anche è stata un'intervista di qualità. Abbiamo visto che la progettazione è molto importante per arrivare ad avere un prodotto, una casa, un edificio, un bed and breakfast, un albergo, un condominio di qualità. Gli aspetti questi che abbiamo toccato sono alcuni, poi ce ne sono altri, come hai appena accennato, sui materiali naturali, che vanno poi sviluppati. Per oggi penso che abbiamo potuto vedere diverse cose. Ti voglio ringraziare per il tuo intervento, per questa intervista, per la tua testimonianza, per l'esperienza che hai dimostrato. Ricordo che l'ospite di oggi ringrazio per l'intervista rilasciata da Emanuele Bonifazi, tecnico competente in acustica. Grazie a voi, grazie a te Nicola, grazie dell'opportunità. Bene, vi saluto e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao ciao!